Ivo Parmigiani, capitano di Modena Volley, si conclude qui per voi il percorso in queste fasi finali. Ti chiedo innanzitutto un tuo commento. Beh, io innanzitutto sono molto soddisfatto dei miei ragazzi perché quando andavamo a giocare il girone Chieri, considerando che eravamo una squadra nata da poco più di 10 mesi, siamo andati là pensando di arrivare terzi o quarti del girone. In realtà alla fine l'abbiamo vinto il girone, vincendo tutte le partite, quindi già per noi arrivare qui al Palapanini, in casa, nel tempio del volley, per noi era una soddisfazione immensa. Qui abbiamo cercato di vendere cara la pelle, abbiamo perso le due partite del girone al tie break, entrambe sempre i vantaggi, quindi alla fine un punto non ci ha fatto passare il turno, quindi più che soddisfatto del risultato. Quindi allora cioè, molta soddisfazione come dici tu, però allo stesso tempo la consapevolezza di esserci arrivati davvero vicini, no? E ti chiedo se c'è un pizzico di rammarico all'interno del gruppo oppure no? No, rammarichi non ne ho. Anche perché sì, come ti dicevo prima, sono 10 mesi che è nata la formazione e facciamo ancora fatica a trovarci tutti a tutti gli allenamenti, anche perché ho dei ragazzi che giocano la pallavolo indoor e di conseguenza anche loro danno i loro impegni con le squadre, gli allenamenti. Si fa sempre più fatica a trovarci per poterci allenare. Quel po' che riusciamo cerchiamo di mettercela tutta e i risultati spero che inizino ad arrivare già da queste manifestazioni, anche per trovare altri disabili che vengono a giocare, perché il vero problema è questo, è trovare il disabile. Il normodotato se lo comincia a mettersi a sedere poi non si rialza più perché capisci che è uno sport, è pallavolo vero e proprio, soltanto che la giochi da seduto. Va bene, grazie mille. Prego.